Quello alle mie spalle è il Vesuvio. Questo è il foro, il cuore delle rovine di Pompei. Ma partiamo dall'inizio di questa storia. Andiamo a Pompei. A piedi? No. Col treno. Pompei! Ma per il fatto che oggi è la Madonna di Pompei, la Madonna del Rosario di Pompei, ingresso gratuito. Ci siamo risparmiati 20 euro e 20 euro. Introduzione. All'alba del 24 agosto del 79 DC, verso le 10, il gigantesco tappo di lava solidificata che ostruiva la bocca del vulcano esplose con inaudita violenza sotto la spinta dei gas e volò in aria frantumandosi in lapilli dal vento. Dici con questa freddezza. Pompei rimase sommersa sotto la pioggia di lapilli per un'altezza di 2,06 metri. Pompei cessò di esistere nella stessa giornata iniziale dell'eruzione. Difficile dire quante persone morirono nella catastrofe. Forse più di 2000. Fu proprio questo tragico evento, tuttavia, a far sì che gli scavi archeologici di Pompei, iniziati per volere di Carlo III di Borbone, restituissero una delle migliori testimonianze della vita romana, nonché sicuramente la città meglio conservata di quell'epoca. Epoca romana, fu costruito intorno al 70 a.C. ed era utilizzato per giochi circensi e combattimenti. Fu sepolto con l'eruzione del Vesuvio del 79 e poi fu riportato alla luce in seguito appunto agli scavi del sito di Pompei. Famoso, attenti al cane della storia. Cane, canem. È una sensazione strana, ma adesso che non c'è casino, c'è poca gente, c'è silenzio, sembra riecheggiare la voce di Alberto Angela. Tutto questo avvenne il 24 e il 25 agosto del 79 dopo Cristo, cioè l'estate. Questa era Pompei, almeno quello che siamo riusciti a vedere più o meno in 5 ore e mezza. Forse qualcosa abbiamo perso. Però, prima di chiudere il video, pizza da sorbillo. Vi consiglio questa applicazione Discovery Pompei, che per soli un euro praticamente ti dice tutte le zone di interesse. Casa dell'orso ferito. E ti dà anche informazioni. Molto molto interessante, anche perché col GPS poi ti indica anche la posizione.